Ha preso ufficialmente il via la 19ª edizione dello SNIM, il Salone Nautico di Puglia, nella splendida cornice del porticciolo turistico di Marina di Brindisi. L'edizione di quest'anno si estende su 20.000 metri quadri e può contare su 250 imbarcazioni che fanno capo a ben 90 cantieri del panorama nazionale. Ricco anche il programma di eventi correlati allo SNIM, divenuto appuntamento consolidato per la città di Brindisi e di riferimento per l'intero mondo della nautica. Il contesto lo vedete, abbiamo veramente imbarcazioni di grandissimo livello, sia a terra che in acqua. Abbiamo raddoppiato gli spazi espositivi. Continuiamo sui progetti formazione, la colonna sonora ancora di quest'anno sono i tanti bambini che sono presenti. Questo è il nostro orgoglio perché parlare alle generazioni future è quello che ci interessava di più e gli facciamo conoscere sicuramente un settore che potrebbe essere veramente un traino per lo sviluppo del territorio nazionale, ma io credo per la Puglia è importante. Sì, un salone assolutamente importante, sta crescendo enormemente, di questo siamo contenti. Sì, c'è questa novità che da qualche anno, diciamo, abbiamo puntato anche sulla formazione. La formazione, anche questa, è straordinariamente importante. Noi pensiamo che i nostri ragazzi, oltre a formarli, dobbiamo anche farli appassionare a questo asset strategico che è la blue economy, e che è una, diciamo, parte dell'economia, diciamo, della nostra Puglia. Quindi, diciamo, noi portiamo questi ragazzi a confrontarsi, a capire cos'è il mare e le grandi possibilità che può offrire. Sì, direi che anche il settore, quello della cantieristica da diporto e navale, assume sempre più importanza nel nostro porto e nella nostra città, soprattutto in un momento come questo, che è gravido di sensazioni negative sulla tenuta del tessuto produttivo occupazionale, la crisi di Basel, questa decarbonizzazione dell'Enel che fa incombere nubi preoccupanti sul futuro del nostro territorio. Questa è invece un'occasione, uno dei tanti nuovi settori su cui ci dobbiamo impegnare, che dobbiamo seguire e sostenere, perché queste sono le nuove occasioni di sviluppo che questa fase di transizione energetica, ambientale e tecnologica può consentire.